posto, piccola cappella, ma immaginiamoci, andiamo nel 1931, Suor Faustina viene qui, ma dalla sua casa, che domani la vedremo, ma lei sta camminando due volte alla settimana perché qui aspettava il pittore, perché lei vedeva sempre lui, signore, ma veniva 6 chilometri, mi sono fatto calcoli, quanto sarebbe per 6 mesi, due volte alla settimana, fare ogni settimana 24 chilometri, alla fine siamo più di 500. Più di 500 chilometri, fatica, piedi, per lasciare questo più grande messaggio, io direi non esiste più grande messaggio. Dopo il dono che Gesù ci ha dato nel cenacolo, io resto mezzo a voi fino alla fine, in quel pezzo di pane, ma più grande dono, la misericordia, perché alla fine della nostra vita, cari fratelli e sorelle, noi avremo bisogno solo quello. Non avremo bisogno, a quanti piangeranno dopo di noi. Non avremo bisogno di vedere il nostro grande piccolo funerale. Non è quello. Ma noi avremo bisogno solo Gesù. Lo incontreremo uno per uno. Vuoi e non vuoi. Puoi essere molto chiuso, ma lo stesso nel giorno della tua morte devi andare davanti a lui. Ma guardiamoci l'immagine di Gesù. Forse la suora non ci ha detto niente sull'immagine, l'avete notato, ma quello che è più importante, messaggio certamente, ma questa immagine è un messaggio, messaggio forte. Quando arriveremo davanti all'immagine, quella prima, quella che Faustina fece qui, ogni volta che lo vedo, mi sembra siamo arrivati a un'udienza privata per Gesù. E Gesù non è che ci riceve, Gesù entra dentro di noi. Ma noi lo possiamo avere, camminare con Lui. Puoi andare tu dopo aver ricevuto, nessuno ti dice c'è domenica, posso andare al mare, vai pure. Ma lo ricevi prima. Cammini con Lui, vai nel bosco, vai in montagna, ma cammini con Lui. Ma vedendo l'immagine di Gesù, guardiamoci bene. C'è un messaggio forte, profondo. C'è il fondo scuro. Non c'è niente. Se adesso uno staccherebbe la figura di Gesù da questa immagine, che lo staccherebbe con nostri momenti che abbiamo, il fondo non sarà niente, nulla. Senza Gesù è niente, nulla. E poi guardiamo il suo sguardo. Il suo sguardo è quello, somigliante. Dalla croce sta guardando giù. Non davanti, ma giù, perché vede te, vede me. E vorrebbe che tu alzeresti la mano, alzeresti il tuo sguardo, a vedere il suo volto. Ma quanti non la cercano, non la cercano più. Ma Gesù lo stesso li vede, anche quelli che non alzano la testa, che sono chiusi con se stesso. Gesù vede tutti, ma vorrebbe tutti davanti. Venite da me. E poi tira, guardate, dal suo cuore, quella luce, l'unica luce. Fate vedere, una luce accesa. Io vi faccio vedere questa luce. Voi siete della luce, non dell'oscurità. E poi la mano benedicente benedice. Certo, ma prima vorrebbe dire: io ti assolvo i tuoi peccati. Vai, non peccare più, solo alzi,
devi volere, devi venire da me. Solo devi alzare lo tuo sguardo, la tua vita. Ma cosa io posso fare? Disse il Signore. Cosa posso fare che tu mi crederesti? Basta che tu diresti anche con difficoltà: Gesù, confido in te. Ripeti solo quella frase e vedrai che tuo cuore comincerà a aprirsi, comincerà battere con altro modo. Guardando questa immagine, la Santa Faustina vedeva Gesù riapparso non fermo, non fermo. Lei la vedeva, come scrive, stava camminando Gesù verso di lei, ma non arrivava verso, ma era in cammino. Con questa mano benedicente stava camminando. Che significa? Che Gesù cammina verso di noi. Accogliamoci. Che Gesù vuole venire davanti te, che sta venendo davanti me. Ma non chiudere le porte, non chiudere la tua mente, non chiudere tutto intorno. Se lo chiudi, lo stesso camminerà dietro. Come stava camminando dietro due discepoli a Emmaus, ugualmente. Ma questo bello che ha detto la suora, che Gesù conosce i nostri pensieri, sa tutto di noi, ma vuole che noi lo raccontiamo tutto quello che c'è dentro di noi. Disse: io conosco, ma dimmi quello che vuoi, quello che viene da te, la tua sofferenza, il tuo dolore. E questo è il messaggio più grande, di non perdere quella opportunità mai, in nessun giorno, che non parleresti con Gesù. Io quello ripeto in quella piccola cappella, da qui l'hanno portato questa immagine. Io penso che Gesù la stava consacrando mentre benediceva questa immagine, mentre il pittore la preparava. Ma Faustina fece la domanda, piange qui, appena hanno finito l'immagine, piange. Ma il Signore chiede: perché piangi, Faustina? Perché stai piangendo? Perché, Signore, tu non sei bello come io ti vedo, nessuna immagine ti può descrivere la tua bellezza, la tua bellezza. Per quello noi oggi siamo fortunati, in questo giorno del compleanno di Santa Faustina, forse si celebra il paradiso, rinascita di tante anime che dal purgatorio entrano in paradiso. E chiediamo, Signore, che un giorno potremo essere anche noi, noi pellegrini, scomodi tante volte, ma niente, siamo troppo bene. Siamo fortunati, abbiamo casa, abbiamo cibo, abbiamo mezzi, abbiamo soldi, abbiamo salute come l'abbiamo perché siamo qui. Se non avevamo, restavamo nell'ospedale. Siamo fortunati. Per questo dobbiamo essere pieni di gioia e di pace. Se non in quello stato, allora quando? Quando tutto arriverà peggio. E Gesù che benedice la nostra vita. Amen. Amen.